farò il Springtime Book Tag. Quindi cominciamo subito con le domande. Prima domanda: il sole è caldo primaverile, i giorni si stanno allungando e il sole comincia a splendere. Scegli un libro che ti dà speranza. Ho scelto Chocolat di Joan Harris. Io ho questa versione della Garzanti a 9,90 in copertina rigida. Ho scelto questo libro perché ci sono al suo interno delle situazioni particolari di persone che riescono a cambiare, riescono a diciamo a diventare da negative a positive, delle persone che riescono a ritrovare la speranza grazie alle cose semplici e che riescono a cambiare vita grazie all'amicizia con la protagonista. Quindi niente, sicuramente questo libro dà speranza perché l'atmosfera all'interno della quale si svolge tutta la vicenda ci spinge soltanto a credere che si può cambiare, che ci possiamo migliorare e che c'è sempre un'avventura che ci aspetta dietro l'angolo, quindi decisamente Chocolat. Seconda domanda: campanule e tulipani. I fiori stanno iniziando a sbocciare un po' ovunque. Cita un autore o una serie che hai appena scoperto e di cui vuoi leggere di più. Ho scelto l'autore ovviamente perché le serie, come sapete, io praticamente non ne leggo, ed ho scelto Charlotte Link, della quale ho letto l'ultima volta che l'ho vista, è stato l'unico libro che ho letto di lei. È un'autrice che scrive di solito romanzi molto avventurosi, nel senso che al suo interno ci mette sempre una sorta di giallo, insomma qualcosa da scoprire, e però alla fine sono pur sempre romanzi, quindi una cosa piacevole, una cosa da leggere quando non vogliamo qualcosa di troppo pesante, ma che allo stesso tempo ci tenga in tensione e ci faccia rimanere incollate alle pagine. Quindi io so però soltanto questo di lei, in realtà ho letto soltanto questo libro e spero di poter leggere presto qualcos'altro di questa autrice. Terza domanda: una leggera brezza. Le giornate stanno diventando più tiepide, ma sono ancora un po' freschine. Cita un personaggio che per te è come una ventata d'aria fresca. Per questa domanda ho scelto The Help di Catherine Stockett, versione della Oscar Mondadori, ad un prezzo che l'ho pagato un po' scontato di 10,50€. Allora, ho scelto questo libro perché ha al suo interno un personaggio che è per me una ventata d'aria fresca, ed è Minnie. Minnie è una domestica, che vive come tutte le altre domestiche di colore nella casa dei bianchi, ma è l'unica che non è capace di farsi mettere i piedi in testa. Lei risponde, lei è avvertita, lei è l'unica che si fa le sue ragioni all'interno del libro, è simpatica e risulta un personaggio proprio appunto una ventata d'aria fresca in un mondo che alla fin fine è assolutamente assurdo, permeato dal razzismo e da violenza contro appunto le persone di colore, e lei è l'unico personaggio che comunque, che comunque quando compare risulta sempre positivo, perché appunto lei riesce ad essere sempre superiore agli altri, riesce a non farsi mettere i piedi in testa, a non inchinarsi appunto alle persone per le quali lavora, ed anzi riesce ad instaurare, probabilmente è una delle poche che riesce a instaurare una vera amicizia con la padrona di casa praticamente. Quindi Minnie è un personaggio bellissimo e oltretutto è un personaggio femminile che secondo me fa da esempio proprio per come le donne dovrebbero essere, quindi decisamente Minnie di The Help. Domanda 4. Alberi in fiore. Tutti gli alberi si stanno vestendo di colori primaverili. Mostra un libro che abbia in copertina colori primaverili. Allora, ho diversi libri che hanno in copertina dei fiori o comunque qualcosa di primaverile, ma ho scelto questo, Sogni ad occhi aperti di P. Picasso. In realtà, devo essere sincera, questo libro l'ho letto un sacco di anni fa, ma mi ricordo solo vagamente la storia. Questo qui addirittura l'ho comprato usato a una fiera che si tiene qui nel mio paese ogni anno a settembre, appunto nella quale è possibile trovare anche un sacco di cose inusate, e presi questo libro. Però ragazzi, ve lo dovevo far vedere perché, cioè, a parte tutte le roselline in copertina, le pagine sono, hanno il bordo rosa, ma soprattutto sono tutte rosa dentro, sono, cioè, troppo, oddio, mi casca anche il segnale,
anche il segnalibro è tutto un dire, troppo bello questo libro, è meraviglioso, è un romanzo, è una cosa molto leggera, questo lo ricordo insomma, però è veramente particolare, non ricordo assolutamente quanto l'ho pagato, non c'è scritto una casa editrice, assolutamente niente, quindi non lo so, però è troppo bello, infatti credo di avere una copia che non credo sia facile da trovare, quindi niente signori. Primavera a tutto fuoco proprio perché è rosa, i fiori sbocciano, abbiamo tutte le roselline in copertina, quindi primavera. Domanda 5. Magliette e pantaloncini. Con la stagione calda si mettono vestiti più leggeri. Qual è la tua short story o il tuo libro corto preferito? Per il libro corto preferito ho scelto Il Grande Gatsby di Fitzgerald, edizione in questo caso qui delle T, con un prezzo di 8,50. Ho scelto questo perché comunque è molto corto, l'ho letto, l'avrei potuto leggere in un giorno, l'ho letto in due, insomma, è proprio breve breve. Ovviamente è un capolavoro, anzi spero presto di riuscire a farne una recensione anche per la radio, che poi ovviamente metterò sulla mia pagina Facebook. È un classico che tutti devono leggere e niente, l'ho adorato, quindi sicuramente questo è il libro breve preferito, anche se io leggo in particolare mattoni di libri alti così, comunque tra quelli brevi questo è il mio preferito, quindi Il Grande Gatsby. Ultima domanda. È tempo di nuovi inizi. Quale o quali serie speri di cominciare a leggere quest'anno? Allora, su questa domanda non so in realtà cosa rispondere perché non leggo le serie e in realtà non ho nemmeno dei libri in particolare di quale aspetto l'uscita, quindi sto aspettando di cominciarli. L'unica cosa che posso dire è che spero esca entro l'anno un nuovo libro di Ken Follett, che sia il primo di una serie, perché in ogni caso l'ultimo pubblicato era il conclusivo di una trilogia, quindi che si tratti del primo di una serie oppure semplicemente di un libro autonomo, quello sicuramente sarà, appena saprò di preciso se lo pubblica, sarà una data che aspetterò con ansia. Per il resto, come sempre, vado sulla scia dell'onda, nel senso vado dove mi porta il cuore, quindi vedi che troverò qualcosa che mi piacerà, lo comprerò. Tra però le mie speranze in realtà non è tanto di cominciare una serie ma di finire, e si tratta del il Cavaliere d'Inverno, che ho letto il primo appunto, che si intitola così, e mi piacerebbe leggere i due seguiti, e dall'altra Harry Potter, che ho cominciato la rilettura l'anno scorso però mi sono interrotta al terzo libro, mi piacerebbe poter continuare a rileggerli dal quarto in poi, e se trovo il tempo però mi faccio sempre tentare un po' da altri libri, quindi li lascio sempre in disparte. E anche la trilogia di Chocolat, che ho comprato come sapete il secondo e il terzo volume, anche quindi aspetto comunque con ansia di cominciarli per poter terminare la trilogia. Bene ragazzi, questo è tutto, spero che vi sia piaciuto, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, mia pagina Facebook e il blog sono tutti linkati qua sotto, e io vi do appuntamento al prossimo video, ciao ciao!